Buonasera amici telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Abruzzo Up. Questa sera parliamo di un problema spinoso che interessa tutti gli abruzzesi perché è stato lungamente dibattuto in questi ultimi tempi. Parliamo cioè del rapporto che c'è qui in Abruzzo tra industria e petrolio da una parte e ambiente e turismo dall'altra e di come queste due cose andrebbero tanto conciliate, ma ovviamente trovano le loro difficoltà. Pensate che l'Abruzzo, vi do qualche informazione, l'Abruzzo in realtà è una regione che fin dal piano Marshall del dopoguerra ha fondato il proprio sviluppo sull'industria energetica con le centrali idroelettriche che furono sfruttate e che calamitarono quindi investimenti delle industrie, quindi favorirono lo sviluppo della nostra regione. Ma già pensate, già nel 1925 in realtà l'Abruzzo esportava di quel poco di esportazioni che l'Italia potesse fare, esportava il 90% delle esportazioni petrolifere, pensate, di tutta la nazione. Quindi è una regione che sempre si è basata molto per il proprio sviluppo sulle risorse energetiche, sul petrolio, quindi quelle idroelettriche, ma poi anche tutto questo ha attratto successivamente le grandi aziende attratte anche proprio dalla presenza di queste risorse. E parliamo degli investimenti che l'IRI con l'intervento anche dei privati fece creando poi la possibilità per la SIV, per la Marelli di aprire i propri stabilimenti nella regione. Tutto questo perché? Perché proprio è ovvio che le aziende, le grandi industrie sono attratte da quelle località, da quei posti dove ovviamente c'è anche un indotto, diciamo, legato anche all'energia, come in effetti è l'Abruzzo. D'altro canto però l'Abruzzo ha questo enorme anche patrimonio naturale e quindi ambientale e turistico che andrebbe tanto sfruttato. Sapete benissimo a cosa mi sto riferendo. C'è stato e continua, e ce ne parleranno i nostri ospiti questa sera, di un grande dibattito, una grande controversia relativa alla problematica delle trivelle nei nostri mari e da un lato e dall'altro quello di l'esigenza di difendere appunto il turismo e la capacità quindi dell'industria, del turismo che anch'essa è un'industria. Diciamo che queste problematiche hanno, e lo vedremo questa sera, tanti risvolti e tante sottigliezze che spesso al grande pubblico sfuggono. Io vorrei cercare con i nostri ospiti di questa sera di chiarirle, cercare almeno di dare un contributo al chiarimento della vera natura di queste problematiche, perché spesso le si buttano, a mio parere, troppo sull'ecologico, sull'ambientalismo, su un approccio, diciamo, ecologista. In realtà sono molto più tecniche, molto più economiche, molto più profonde le problematiche. Vedremo un po' vediamo se riusciamo ad analizzare questa sera. Vi presento subito gli ospiti che sono il dottor Ivano Teodoro Calabrese, buonasera dottore. Buonasera. E il vice direttore di Confindustria Chieti Pescara. E abbiamo poi il dottor Roberto Campo, buonasera dottore. Buonasera. Che è il segretario regionale della UIL. Volevo cominciare subito col dottor Calabrese. Lei ha partecipato a maggio a Ravenna all'OMC, l'Offshore Mediterranean Conference, la conferenza quindi che si tiene, diciamo, con frequenza biennale, se non vado errato, con frequenza biennale, che riunisce un po' tutti gli operatori del settore energetico petrolifero del Mediterraneo. Ecco, lì in quell'occasione, dottore, lei disse una frase che mi ha colpito in un'intervista. Disse che, diciamo che è come se l'Abruzzo avesse delle risorse sotto il letto, no? delle risorse delle economiche sotto il letto e non le sfruttasse, non le usasse, le lasciasse lì a dormire. Cosa intendeva dire e qual è la problematica che lei vede qui in Abruzzo in merito a questa questione? Sì, l'esempio è abbastanza calzante con la realtà. In effetti noi nel sottosuolo, sia a terra che a mare, abbiamo un patrimonio di giacimenti di idrocarburi, sia gassosi che liquidi,
la cui presenza e il cui sfruttamento risale ormai al secolo scorso, ma ben oltre. Secondo gli storici, già subito dopo l'unità d'Italia, già nel 1863, dagli affioramenti di Tocco Casauria, nacquero le prime attività legate all'utilizzo di questi bitumi in particolare, tant'è che lì ci sono tuttora delle miniere che storicamente hanno prodotto bitumi e prodotti derivati dagli idrocarburi. Poi il primo pozzo estrattivo è stato aperto da Lanno nel 1935, il primo pozzo industriale, dopodiché ne sono stati scoperti e sfruttati in Abruzzo circa 500 nei 70 anni, 80 anni di storia industriale recente. Dietro questa presenza massiccia di prodotto, ovviamente è nata un'industria, ed è nata un'industria estrattiva con tutta una serie di attività di indotto che si sono consolidate, hanno attratto anche investitori, aziende di multinazionali di altri paesi, tant'è che tra l'area di Pescara e l'area di Ortona oggi sono presenti colossi mondiali dell'estrazione di idrocarburi, nazionali e anche internazionali, e si è sviluppato, dicevo, tutto un tessuto di aziende dell'indotto che noi abbiamo calcolato, stimato, verificato, arrivare a circa 700 diverse aziende nella filiera con una presenza di forza lavoro di circa 5-6 mila addetti. E una qualità delle professionalità, una qualità delle loro attività che è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Non a caso, l'OMC che lei citava prima, è la fiera mondiale del mondo degli idrocarburi, si svolge a Ravenna ogni 2 anni, e l'Abruzzo è presente sempre in modo abbastanza importante, su circa 600 espositori di tutto il mondo, diciamo ci sono almeno 30-40 aziende abruzzesi che fanno la loro figura in quel contesto. Citiamone qualcuna, non so, la Micoperi per esempio, giusto? Micoperi, Weatherford, Liberton, ma anche aziende piccole, diciamo di imprenditori abruzzesi, penso ad esempio al SIS SIVAM di Spoltore che si occupa di sicurezza, ce ne sono tante, adesso non vorrei Certo. dimenticarne, ma diciamo c'è un tessuto di 40-50 aziende che mediamente partecipa a questa fiera che è una vetrina mondiale, oltre alle compagnie estrattive. E noi proprio curando questo settore ci siamo chiaramente spesi per difendere il settore estrattivo, che come dicevo opera da molti decenni e che in Abruzzo non ha mai lasciato nessuna traccia negativa, se non invece lavoro di qualità, perché poi noi abbiamo anche studiato che tipo di professionalità ci sono all'interno di queste aziende. E parliamo di professionalità elevate, laureati abruzzesi, livelli anche retributivi ben superiori alla media ordinaria dell'industria. Quindi è un patrimonio di industria. Quindi abbiamo un patrimonio di industria, un patrimonio di risorse che potremmo sfruttare Perché, mi scusi se e noi. la interrompo, perché c'è anche molta attività di ricerca Assolutamente sì, ci sono anche dipartimenti universitari che diciamo, studiano e sfornano professionalità che poi vanno a servizio di queste aziende. È una qualità complessiva del territorio che molti non conoscono e che noi invece ci promettiamo di tutelare. E quindi dicevo, tuteliamo l'azienda, l'industria, l'indotto, e cerchiamo di fare in modo che tutte queste risorse che sono presenti possano essere sfruttate nel pieno rispetto delle normative, nel pieno rispetto delle migliori pratiche, le migliori regole tecniche, che possano dare all'Abruzzo un'utilità anche diretta in termini di, oltre che di royalty, di ritorni fiscali, di risorse che possono rimanere nel territorio ed essere impegnate proprio per combattere invece quei gravi fenomeni di detrazione ambientale che noi conosciamo e che portano alla non balneabilità, ad esempio, del mare, a seguito della situazione dei depuratori che sappiamo recentemente sono venuti anche alla ribalta. Quindi non è difendere l'industria estrattiva non vuol dire
essere a tutti i costi contro l'ambiente, contro la sicurezza, contro la salute. I primi difensori sono proprio gli operatori di questo settore. E chiudo questo intervento con ricordando un esempio che è stato molto, molto recente. Qui proprio a poca distanza da questi studi, sotto una piattaforma marina sono stati pescati di frodo dei tonni di qualità molto pregiata. Gli organi di vigilanza hanno giustamente fatto il loro lavoro e hanno catturato questi pescatori di frodo. Questo dimostra che cosa? Che sotto le piattaforme, nel mare circostante, anche per i divieti di accesso che ci sono in una fascia di 500 metri e per la pulizia delle acque, perché lì è tutto controllato fino all'ultima goccia, si creano delle zone di ripopolamento e di ripascimento della fauna ittica e molti utilizzano queste... Come avviene questo? Scusi se di nuovo lo interrompo, perché voglio che, che il pubblico penso che stia ponendo lo stesso quesito, ma è come mi pare quasi di cogliere, no, dalle sue parole, che la zona marittima intorno ad una piattaforma è più pulita della zona in cui non c'è una piattaforma. Assolutamente. Che suona, per una persona non esperta del settore, suona come una cosa incredibile. Vuole spiegarci meglio perché? Sì, perché intanto, come dicevo prima, c'è una fascia di rispetto di 500 metri intorno alle piattaforme entro la quale non si può fare nessuna attività, né neanche accedere. Quindi l'uomo non può intervenire in questa fascia. Tutte le attività che si svolgono a bordo e a mare hanno dei protocolli di sicurezza molto rigidi, per cui qualsiasi emissione, che siano le acque di uso civile o che siano i prodotti di uso industriale che vengono utilizzati sulle piattaforme, vengono smaltiti con le più rigide regole della sicurezza e del rispetto ambientale. Quindi neanche, per dirle, l'acqua che si beve e che resta nel bicchiere può essere poi gettata in mare. Quindi questo fa sì che al di sotto delle piattaforme non ci sia nessuna interferenza, di sostanze esterne che possano danneggiare l'ambiente. Quindi si creano delle zone di ripopolazione. È famosa nel Ravennate una tipologia di cozza che nasce proprio a ridosso di queste piattaforme, come pure sono anche spesso utilizzate per escursioni di tipo fotografico, ovviamente autorizzate ad hoc, perché si tratta di zone protette a loro volta. Questo chiaramente significa che le attività che si svolgono a bordo hanno tutti i più rigidi criteri di sicurezza. Chiaramente può esserci anche l'evento, noi fortunatamente in Abruzzo non abbiamo mai avuto questi casi, però ci sono anche delle sicurezze, dei protocolli di intervento che permettono di impedire qualsiasi diffusione di inquinamenti o altro. E da quello che noi abbiamo potuto vedere anche in sede degli OMC, oggi le tecnologie hanno fatto dei passi avanti enormi e se noi pensiamo che in Abruzzo, nel mare Adriatico, ma anche a terra, le attività estrattive si svolgono da decenni, non è mai successo nulla, oggi le condizioni sono ancora migliorative da questo punto di vista, quindi c'è molto da poter stare tranquilli, dico. Questo che cosa significa? Significa, e chiudo questo passaggio, che l'attività di produzione non ha un contrasto con le attività di salvaguardia del mare o del turismo. Si possono trovare delle sinergie, ho fatto degli esempi prima, ma ce ne potrebbero essere anche degli altri. Quindi il motivo per cui noi ci battiamo perché sia affermata la compatibilità tra lo sviluppo delle attività produttive in generale e le attività turistiche supportate da un ambiente che noi fortunatamente abbiamo molto di qualità, perché il nostro ambiente marino lo è, le nostre coste sono bellissime, tant'è che l'istituzione del parco mira anche a valorizzarle, poi magari ne parliamo. Parliamo certo dopo del parco. Però riteniamo che non ci sia l'incompatibilità che molti invece affermano in maniera direi apodittica, senza doverla dimostrare. Noi
Invece abbiamo fatto degli studi anche a livello nazionale che dimostrano esattamente il contrario, che dove c'è un'attività produttiva non c'è a mare o anche a terra non c'è nessuna interferenza con le attività agricole e turistiche. Quindi riteniamo che si possano svolgere entrambi in contemporanea con il pieno rispetto ovviamente di tutte le prerogative in materia di ambiente, sicurezza e salute delle persone. Quindi la prima deduzione, diciamo, di questo contributo del nostro ospite è che sembrerebbe che appunto, le attività appunto, industriali, diciamo, legate al petrolio, all'estrazione, non sono poi così in contrasto con l'ambiente. Anzi, in alcuni casi, sommato, simpatici come quello citato dal dottore, creano anche una certa fauna marina diciamo, apprezzabile. E, tuttavia, dottor Campo, c'è una problematica connessa alle due industrie. L'industria del turismo, che comunque quando vede davanti al mare, davanti alla costa, una piattaforma petrolifera, gli si possono dare tutte le spiegazioni che vogliamo, ma diciamo non è proprio attraente per un turista questa visione. E, d'altro canto c'è l'industria di cui parlava il dottor Calabrese prima, quella diciamo petrolifera, quella estrattiva, che poi ha tutto l'indotto di industria pesante e quant'altro. Lei appunto in qualità di direttore, di segretario regionale della UIL, so che avete discusso di queste problematiche in una vostra diciamo, conferenza formativa, chiamiamola così, tenutasi ieri, mi pare, e avete affrontato proprio queste tematiche. Cosa ci può dire su questo? Ma ieri abbiamo parlato specificamente del Parco della Costa Teatina, però da tempo discutiamo delle due industrie, come lei le ha chiamate. Però bisogna partire dalla realtà che c'è oggi. Oggi c'è l'industria manifatturiera che in Abruzzo ha un peso molto importante. Ce l'ha in Italia, l'Italia è ancora, dopo 7 anni di colpi tremendi presi con la crisi, la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania. E l'Abruzzo è in Italia 4 punti percentuali sopra la media nazionale di un paese industriale, perché il suo valore aggiunto rispetto al valore aggiunto complessivo viene in larga misura dall'attività dell'industria. Ha un'industria, come ci hanno ricordato importanti economisti in questi anni venuti in Abruzzo, molto ben bilanciata per settori. E forse il limite maggiore che ha è che è ancora insufficiente la quantità di indotto di piccole imprese che riesce a stimolare locali a suo legata alle grandi multinazionali presenti. Quindi l'Abruzzo ha un'industria molto importante, più della media nazionale. Ha poi un patrimonio naturale e culturale, una materia prima per far nascere la seconda industria, che è assolutamente pregevole. Ma oggi si è dimostrato che purtroppo non c'è stata la capacità dell'Abruzzo di fare di questa potenzialità una realtà che crei anche ricchezza e occupazione. L'Abruzzo paradossalmente è la regione che ha vincolato la più grande percentuale del suo territorio. L'Italia mediamente ha vincolato più della media europea. Vediamo agli telespettatori la parola vincolato, che non sì, è nota a tutti. Cioè, vincolato nel senso un territorio. Abruzzo, fra parchi, riserve e oasi, no, 35,7% del territorio è territorio di appunto vincolo ambientale. Ecco. Quindi non ci si può diciamo operare dal punto di vista industriale. No. L'Italia è al 19% ed è sopra la media europea. Quindi l'Abruzzo ha fatto una scelta fortissima in favore dell'ambiente. Sarebbe ora però che si chiedesse anche l'Abruzzo perché, dopo aver fatto questa scelta, il ritorno in termini di economia, di addetti, di occupazione, di PIL è modestissimo. L'anno scorso il Ministero per l'Ambiente, che fa il tifo per i parchi, le riserve e Unioncamere, hanno fatto una ricerca dalla quale viene fuori che i parchi abruzzesi sono nella classifica dei parchi nazionali sotto, nella seconda metà, che l'Abruzzo come valore aggiunto che ricava dai parchi e dalle riserve è quart'ultimo, non è neanche in testa al sud. Allora,
prima di scatenare una polemica della seconda industria che dovrebbe nascere con la prima che esiste, no? E verificando quante realtà ci sono in Italia in cui convivono le attività produttive, estrattive incluse, e il turismo e l'ambiente, io credo che ci si debba porre il problema di come imparare a trasformare questa potenzialità in industria. Ecco. Noi siamo assolutamente ostili alla contrapposizione che viene continuamente riproposta in Abruzzo fra l'una e l'altra. Ecco. Ci sono tanti esempi, l'Emilia Romagna è un esempio, lei prima è partito nella domanda che mi ha fatto dalla valutazione che magari chi vuole fare turismo si sente in difficoltà se c'è una piattaforma. Si sente in difficoltà perché non sa fare turismo, perché non sa connettere un bene ambientale con un bene culturale, perché in Emilia Romagna lo sanno fare, hanno tante più piattaforme di noi e hanno dei numeri incomparabilmente più alti dal punto di vista turistico. Io direi non cerchiamo scuse da questo punto di vista. Mi consenta però di interromperla su questo e vediamo di cercare di chiarirlo meglio. L'Emilia Romagna in effetti è un ottimo esempio di conciliazione tra l'industria del turismo e l'industria, diciamo, l'industria anche pesante, l'industria più classica, tradizionale, manifatturiera. Beh, l'Emilia Romagna, a mio parere, ha avuto anche un grande pregio che è consistito nel dividere quasi proprio fisicamente, geograficamente la propria area, la propria regione per zone, per diciamo, settori produttivi. Ad esempio nella parte più a nord abbiamo un concentrato di settore primario con le grandi DOP e IGP che ci invida il mondo, da Grana Padano al Parmigiano Reggiano e così via, ma tantissime altre. E intorno a queste l'industria alimentare di eccellenza, la Barilla per citare una su tutte. Nella zona invece più centrale si è sviluppata da sempre l'industria dei motori, l'industria degli automobili, automobilistica, con i grandi marchi che conosciamo benissimo. Mentre proprio fisicamente la Romagna, la cosiddetta Romagna, cioè la parte sud della regione, è stata dedicata, diciamo così, donata al turismo e ha sviluppato questo turismo in maniera molto netta, proprio perché tutto sommato era anche circoscritta la zona in cui ciò avveniva. Cioè le varie tre industrie, il settore primario, secondario e terziario, i famosi tre settori, come sapete amici dell'economia, erano divisi anche geograficamente. Torno alla mia osservazione di prima, mi scusi, sono un po' puntiglioso su questo, ma abbiamo qui un mischiume, diciamo, no? Anche di aree geografiche, per cui ritorniamo all'esempio di prima, c'è la piattaforma davanti al mare, come lo mettiamo insieme il discorso? A me risulta che ci sia anche in Emilia, ma insisto a dire, dopo che il territorio vincolato è oltre il 35%, non basta una porzione così ampia per far vedere i miracoli del turismo e dell'ambientalismo trasformato in attività anche economica? O bisogna magari porsi il problema di fare un parco proprio dove c'è la zona industriale più importante del centro-sud degli ultimi 20 anni, la Val di Sangro, dove ci sono le portualità che l'Abruzzo ha scelto per farne il riferimento industriale e commerciale, dove c'è l'agricoltura intensiva? E siccome davanti a questa proposta non è stata l'industria a dire vada retro, ma a dire bisogna convivere, e invece chi ancora non è nemmeno nato, diciamo, da questo punto di vista, ritiene che debba porre una serie di vincoli all'esistente, ecco, io credo che... Porre una contropartita a questo discorso. Certo. E comunque credo che molti studi sullo sviluppo abbiano dimostrato che la cosa più vulnerabile per qualunque territorio sono le monoculture. No? E quindi... Certo, ci può essere il singolo, in un territorio che ambisce a fare turismo, ci può essere il singolo insediamento che magari non è idoneo. Quello che colpisce in Abruzzo è che la tipologia di opere che viene contestata è totale. Io le leggo un elenco che abbiamo discusso al congresso della UIL. Impianti idroelettrici. Ci sono comitati per il no, impianti eolici a terra, impianti energetici alimentati da biomassa, gasdotti, elettrodotti, cave e cementifici, impianti di estrazione di idrocarbure on e offshore, impianti di trattamento e riutilizzo acido cloridrico, impianti stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, impianti di triturazione e clinker, centri commerciali, filovie.
anche la filovia Pescara Monte. Ecco, allora probabilmente qui non siamo davanti al rilevamento che c'è un'incompatibilità rispetto a una vocazione turistica di una specifica opera. C'è la messa in mora di un insieme di attività umane in una regione che di queste attività vive. Quindi cerchiamo un punto di equilibrio. Bene, continuiamo su questo importantissimo e interessantissimo discorso tra pochi minuti. Adesso un attimino di pubblicità. Grazie. Eccoci qui di nuovo. Avete visto, il discorso è molto molto interessante e molto sentito anche dal nostro pubblico e dagli abruzzesi in generale. Dottor Calabrese, su questo che ha detto testé il nostro dottor Campo, cosa ha da dire? Sì, volevo aggiungere che oltre alla presenza di piattaforme sulla costiera romagnola, che da Rimini verso nord ce ne sono circa una novantina, se non vado errato, l'esempio di Ravenna è l'esempio più classico. Ravenna è centro protetto dall'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO, per le sue emergenze storiche e culturali ovviamente, ma anche per la qualità delle sue zone costiere. E a Ravenna c'è una raffineria, c'è un porto industriale, ci sono tutta una serie di insediamenti industriali, come dire, pesanti. Tutta la costiera romagnola è interessata dalla presenza di piattaforme, ma senza voler parlare della Romagna, io farei l'esempio delle due regioni non limitrofe, Marche e Molise, e direi anche Puglia. Se noi prendiamo i dati sulle attività estrattive, ci accorgiamo che oggi, fatto 100 quello che si estrae in Abruzzo, nelle Marche si estrae quasi il doppio in termini di idrocarburi liquidi e gassosi, e il Molise anche. E anche la stessa Puglia ha parecchi impianti produttivi, soprattutto di gas, sia a terra che in mare. Quindi sono regioni la cui attenzione all'ambiente e al turismo è sicuramente paragonabile, se non superiore, alla nostra. Ma se vogliamo poi guardare all'estero, ci sono territori molto famosi, diciamo, per l'eccellenza del turismo, dal Sharm el Sheikh alle isole Seychelles, o la stessa Croazia, che è molto, diciamo, in questo momento è molto, come dire, sotto i fari dell'ambientalismo per la scelta che ha fatto di sfruttare le proprie risorse. Ma non mi pare che la Croazia abbia intenzione di rinunciare al suo patrimonio turistico, che è preziosissimo e di grandissima qualità e che noi da turisti apprezziamo molto. Quindi ci sono paesi, territori, regioni che hanno fatto una scelta di analisi e di condivisione, diciamo, di scelte che diano il meglio ciascuna di sé. Ci sono territori, come ahimè in questo momento l'Abruzzo, dove questo dialogo non esiste, perché ci sono arbitri che scendono in campo con la casacca di una squadra, abbiamo, diciamo, un ambientalismo molto radicale, molto... diciamo, concetto. Sì, ecco, non volevo dirlo, ma è così, con il quale dialogare su certi temi è veramente difficile. Io ho constatato invece, girando l'Italia, girando anche ovviamente questo mondo industriale, che in altri territori c'è ben altro livello di dialogo. E noi ci auspichiamo che comunque questo dialogo si possa riaprire in Abruzzo, perché crediamo che ce ne siano tutte le condizioni. D'altronde, come recentemente l'OCSE, nello studio fatto sulla ripresa dell'economia in Abruzzo dopo il terremoto, ha dato un'indicazione molto precisa. Dice esattamente lo studio: il turismo è un settore importante, ma da solo non può trainare una ripresa della regione. Considerando il valore del PIL dell'industria, che è superiore a circa il 30%, considerando, ahimè dico, perché poi vorremmo tutti che ci fosse più industria turistica, più
produzione di ricchezza dal turismo, ma oggi i valori sono talmente bassi che non consentono alla regione di sopravvivere facendo una scelta di questo tipo. Io dico che un territorio complesso comunque come una regione non può avere una sola vocazione. Dottore, scusi, perché? Cerchiamo di capirlo, di farlo capire anche al nostro pubblico. Perché questo turismo non è andato, non è partito in Abruzzo come avrebbe dovuto e potuto? Allora, il turismo per crescere e affermarsi ha bisogno, oltre che del prodotto, e nel prodotto ce l'abbiamo ma ce l'hanno anche gli altri, ha bisogno di un'organizzazione e di una capacità di comunicazione e di vendita. L'organizzazione è data dalla presenza di imprese, di imprenditori che siano in grado di gestire progetti complessi. La dimensione media delle nostre imprese turistiche è meno che microimpresa. Quindi non c'è una presenza di imprenditori, tranne qualche caso fortunatamente che abbiamo di imprenditori molto impegnati, ma mediamente un po' come succede in agricoltura, la frammentazione dell'impresa porta a una debolezza intrinseca. Non abbiamo poi delle politiche di comunicazione all'esterno che siano in grado di valorizzare il territorio. È Oscar Farinetti che dice, mi consenta questa battuta, dice che la Romagna ha un mare schifosissimo. Quando venne qui in Abruzzo, no? Farinetti venne qui in Abruzzo, il famoso patron di Italy, lo conoscono i nostri telespettatori. Beh, quando venne in Abruzzo disse: guardate, dovete prendere esempio dalla Romagna, perché loro hanno un mare che fa schifo, ma hanno 10 milioni di turisti all'anno. Ecco, sì, quindi la vendita del brand turistico è, diciamo, è l'elemento vero di promozione del territorio. Non basta, ripeto, avere la qualità della costa, del prodotto culturale, del prodotto gastronomico. Bisogna saperlo promuovere, vendere e sostenere. Ahinoi, in materia di turismo le risorse disponibili sono sempre ridottissime, se non inesistenti nel bilancio regionale, quindi si punta molto sui fondi europei, si punta molto sulle risorse proprie delle imprese che si asciugano sempre di più. Quindi si può fare ancora molto, sicuramente si può lavorare per farlo crescere e anche, io dico, bisogna farlo. Però non può essere quello l'unico sfogo dell'economia regionale, l'unico obiettivo. Abbiamo altri settori, non dico l'industria, ma c'è il settore dell'agricoltura, dell'enogastronomia, i settori, diciamo, dei servizi che sono anch'essi molto importanti. Quindi la regione, le politiche della regione devono tendere a valorizzare al massimo tutte le eccellenze produttive che sono presenti nel territorio. Non si può rinunciare a una a discapito dell'altra. Sarebbe farsi un male che nessun territorio peraltro fa, tranne territori molto piccoli dove in effetti può esserci un discorso di unicità di vocazione. Ma una regione questa scelta, a mio parere, non la può fare, perché rischia di rinunciare a pezzi importanti della propria ricchezza. Certo. Dottor Campo, appunto, l'industria turistica si trova, soprattutto ultimamente per i problemi che abbiamo appena citato, a combattere, a scontrarsi quindi con l'industria estrattiva e quella tradizionale. Lei in quanto segretario della UIL rappresenta anche la categoria di lavoratori del turismo, che comunque, per quanto non sviluppati qui in Abruzzo come quelli dell'industria, ci sono. Come vedono quindi i lavoratori del turismo questa diciamo, prospettiva relativa al parco, perché ricordiamolo ai nostri telespettatori, diciamo, in costituzione il parco di Trabocchi, il parco della costa, il parco costiero, che dovrebbe servire, nell'intenzione iniziale, dovrebbe servire proprio a tutelare e a creare un turismo intensivo in quell'area, proteggendolo da, appunto, industrie anche estrattive che ben conosciamo. Però ci sono i problemi che abbiamo detto, di questa contrapposizione fra un'industria che è presente ed è anche prevalente qui in Abruzzo, e quella invece del turismo, che ha già comunque tanti occupati, ma è diciamo, di minor peso rispetto alla prima. Come vedono i suoi rappresentati questa situazione? Ma se fosse una contrapposizione fondata in ragioni oggettive, è chiaro che sarebbe un problema insormontabile.
è invece possibilissimo, per esempio dentro la nostra organizzazione si riesce benissimo a dialogare fra chi lavora nel turismo e chi lavora nell'industria, perché le ragioni oggettive per essere l'uno contro l'altro non esistono. Prima ricordavo, intanto torniamo al punto dolente del... Deve nascere un nuovo parco che ha a che fare con la costa, no? La costa teatina. Ma la vogliamo fare una riflessione sul perché, per esempio, la riserva di Cerrano è fra le ultimissime per capacità di generare ricchezza e occupazione in tutto l'elenco delle riserve marine italiane? Ci vogliamo chiedere perché il Parco del Gran Sasso sta proprio agli ultimissimi posti? No. Quindi non vorrei che questo fomentare uno scontro fra settori che veramente solo l'Abruzzo sta vivendo in questo modo così radicale sia un modo per sfuggire invece ai problemi veri. Diceva prima Calabrese, sono d'accordo, la seconda industria cos'è che non va? Che non è un'industria. Cioè deve diventare industria. È un paradosso, insomma, l'Italia è grande industrialmente, anche l'Abruzzo, pur non avendo, come sappiamo, materie prime. È riuscita a poche materie prime, ecco. Ed è un peccato non sfruttare quelle poche che ci sono, però è una realtà in cui la sua forza non sono le materie prime. È riuscita a trasformare, ha creato una cultura. Paradossalmente il turismo in Abruzzo, pur avendo la materia prima, naturale e culturale, non riesce a... Ecco, bisogna lavorare su questo. E questo elemento lo capiscono benissimo gli addetti del settore. Per esempio, adesso, ieri abbiamo fatto un seminario, quindi un momento di approfondimento tecnico, ma in altre occasioni anche discussioni di carattere politico. I siti interessanti nella costa teatina, per esempio, già tutti vincolati, protetti, perché non sono mai riusciti a diventare parte di un'offerta complessiva turistica? Ecco, questo è un punto importante, perché ricordiamolo. Perché non c'è questa... No. Chi di noi non ha fatto l'esperienza, io l'ho fatta fino a poco tempo fa, di portare turisti di fuori in giro per l'Abruzzo. Guardi, certo. È terribile, certo. Arrivare davanti al monumento, dover chiamare in paese se qualcuno viene, certo. Ti porta le chiavi per fargli vedere una cosa. Cioè, già c'erano delle aree vincolate, esistevano già, sì, prima di questo parco, perché non sono state sfruttate? Perché non si è provato a fare organizzazione, che è quello che manca, che è quello che è mancato nelle rilevantissime porzioni di territorio abruzzese vincolato. Voglio aggiungere ancora una cosa. Ci sono anche comparti della specializzazione produttiva abruzzese che si prestano più di altri anche al dialogo fra settori. La regione da poco ha individuato 5 eccellenze, no? L'automotive, l'elettronica, l'ICT, la chimica farmaceutica, poi il sistema moda e l'agroalimentare. Ecco. Ecco, già l'agroalimentare, per esempio in Abruzzo, è molto importante, ma non c'è, se non marginalmente, un rapporto fra trasformazione abruzzese e materie prime. Ecco, tutte queste cose che non sono state mai costruite nel corso degli anni. Indaghiamo perché, per come, perché può darsi invece che connettersi meglio fra le cose che abbiamo aiuti. Così come Calabrese ricordava prima le risorse che non ci sono. Ma ha molto più senso vedere che cosa può fare l'industria, inclusa quella estrattiva, per finanziare anche il parco, per esempio, che non invece inventarsi una contrapposizione che non c'è. Rischiamo di fare veramente molto poco di questo disegno fatto, molto forzato per far nascere un parco. Questo parco, quindi, dottore, la vede più come una sorta di scusa per sviare il problema, insomma, cioè non serviva, in fondo. Ma, questo è il suo giudizio. Guardi, quello che viene fuori dal seminario fatto, dunque, ieri abbiamo avuto con noi il commissario, una persona che stimiamo, e ci ha spiegato il lavoro che ha fatto. E lo abbiamo anche apprezzato. Ma quello che viene fuori alla fine è che era un lavoro da non farsi. Perché per comunque connettere 4-5 aree significative e comunque già protette, ha dovuto inventarsi un tessuto connettivo che non c'è. Chi viaggerà dentro questo presunto parco non vede il parco. Vede singoli... È una forzatura, diciamo. È una forzatura, è una grande forzatura. E in assenza del parco non si potevano valorizzare quelle aree già protette? Sì che si poteva fare. Stiamo solo rinviando il momento in cui ci proveremo a un domani. Viene fuori che, fatto nel migliore dei modi, questo parco invece rischia di essere un grande problema per le attività che già ci sono. E insisto a dire, lì non è che si è fatto un parco in un territorio qualunque.
La Val di Sangro è la più importante zona industriale del sud d'Italia da 30 anni. Pensate. L'Abruzzo che si riprende oggi, dati Cresa ultimi, si riprende a partire dall'automotive. Lì ci sono gli occupati. Finalmente l'Abruzzo, accusato di non scegliere mai fra i suoi porti, ha scelto Ortona Vasto per il porto industriale e commerciale. Industriale e commerciale. Già oggi un terzo, credo, di quello che Ortona fa, se non di più, due terzi, è legato a attività estrattive ed altro. Quindi io chiederei anche alla politica un po' di coerenza. Si vuol fare anche un'opera di valorizzazione della costa dei Trabocchi, ma si può fare senza inventarsi un tessuto connettivo che fa vedere, visto da lontano, sembra quasi un mondo vergine, no? Sembra, non so, non è così, una delle zone più ricche di attività economiche, agricolture. Ecco. Quindi facciamo cose con discorsi concreti, incontriamoci. Noi avevamo provato con Confindustria un po' di anni fa a chiedere all'università, per esempio, di offrire insieme a noi un luogo di confronto ai cittadini a fronte di ogni nuova proposta di investimento, per potergli far toccare con mano se si stava operando al massimo di sicurezza tecnologicamente alla portata al momento, se gli impianti erano sicuri. Quella sfida lì non si è affrontata. La provincia di Chieti, che aveva era titolare del tavolo, non l'ha mai convocato perché ha visto il rischio di dover discutere, di dover scontentare qualcuno. Ma la politica, se non fa questa, a che cosa serve? Certo. Dottor Calabrese, brevissimamente, perché siamo già fuori tempo, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo fare un esempio dei danni che può portare una cattiva gestione di un ente. Qualche giorno fa sulla stampa locale è uscita una denuncia di un imprenditrice abruzzese che ha investito in un importante progetto sull'area parco del Gran Sasso, ma purtroppo a distanza di molti anni questo progetto si è arenato e l'azienda è fallita. Era il borgo, un borgo di Ofena. Esattamente, un borgo di pastori recuperato, perché per pastoie burocratiche l'ente parco non ha autorizzato la creazione dei bagni in una località turistica, penso che siano assolutamente necessari, e quindi la struttura di fatto non è potuta essere messa a disposizione dei turisti. Questo la dice lunga su quali tipo di rischio si corre creando una sovrastruttura. Il parco non è soltanto territorio vincolato, ma è anche struttura burocratica, è anche regolamentazione molto rigida. Noi abbiamo un rischio enorme, sta per entrare, se sarà pubblicato in prossimi giorni, il DPR di istituzione di approvazione della perimetrazione, entreranno in vigore le norme di salvaguardia, che sono molto rigide, molto molto restrittive, e soprattutto rinviano tutta una serie di attività all'approvazione di un ente che oggi non abbiamo. Certo. Quindi noi rischiamo che le norme entrino in vigore domattina, si presenta un progetto, si fa un'attività a cui occorre l'autorizzazione di un ente che magari sarà istituito fra 6 mesi, un anno, non lo sappiamo. Certo. Non solo, ma poi questo ente, dopo la sua istituzione, deve produrre un piano e un regolamento. Possono passare anni o decenni, nel caso della Maiera sono passati 13 anni. Certo. E che facciamo nel frattempo? Nel frattempo le industrie muoiono. Se noi leggiamo quali sono le caratteristiche dei parchi nazionali che la legge, come dire, invoca per la protezione di aree, e ci accorgiamo che siamo su un altro piano rispetto a quello che è l'attuale proposta di parco della Costa dei Trabocchi. Quindi noi come Confindustria non siamo favorevoli al parco. Abbiamo apprezzato il lavoro del commissario, che ha fatto uno sforzo enorme per ricucire il territorio, per rientrare nei parametri che gli erano stati assegnati per il suo lavoro, ma non possiamo certamente approvare un'istituzione di un organismo che darà soltanto, a nostro parere, più problemi che altro. Insomma, quindi, volendo sintetizzare un po' questa puntata, il discorso è non c'è un vero contrasto fra l'industria del turismo e l'industria dell'industria classica, manifatturiera, quanto piuttosto bisognerebbe trovare da parte della politica e degli operatori, perché no, turistici del turismo, un modo per davvero far partire questo turismo, perché forse la mancanza non era quella di un parco, ma quella, più che altro, mi pare di capire dalle vostre opinioni, esatto, era quella di una capacità imprenditoriale più sviluppata.
sviluppata, più spinta in questo settore, che valorizzasse ciò che già c'era. Ecco. Benissimo, per questa sera è tutto, amici. Spero di aver riuscito insieme ai nostri ospiti a chiarire un pochino questi aspetti spinosi che ormai, dei quali ormai si dibatte da tanto tempo qui in Abruzzo. Io ringrazio i miei ospiti, vi auguro una buona serata e voi non andate via perché fra 10 secondi c'è la rubrica di economia e noi ci vediamo alla prossima. Buonasera. Immaginiamo che lo Stato voglia costruire una strada e la finanzi emettendo nuova moneta, stampandola. Apparentemente tutti stanno meglio, gli operai guadagnano, hanno di che comprare cibo, casa, vestiario e non sono state imposte nuove tasse. Eppure lì c'è una strada che prima non c'era. Chi ha pagato? Chi ha pagato, amici? Buonasera. Beh, se vi ricordate, l'altra volta avevamo lasciato la nostra Repubblica Felice con una politica keynesiana, in una situazione di recessione, in cui si era cercato di applicare la politica keynesiana, quindi di spesa pubblica finanziata col debito, e però avevamo visto che la politica keynesiana ha dei difetti, abbiamo cominciato a scoprire i difetti delle varie politiche, perché tutte le politiche economiche, sia ben chiaro, non solo quella keynesiana, hanno dei difetti. Abbiamo cominciato a scoprire il difetto della politica keynesiana, che consisteva nel fatto che quando viene applicata, quando io finanzio la spesa pubblica, quindi con debito e con tasse, finanzio questa spesa in un momento in cui la Repubblica, il nostro Stato, produce beni che sono ormai già diffusi, che non hanno un carattere innovativo, ricordi Antonella, che sono beni ormai di cui la gente è stanca perché ce li hanno già un po' tutti, beh, quando si forza la domanda, no? Si finanziano sussidi, investimenti per dare lavoro alle persone della Repubblica, e però si dà sì del reddito, si danno dei soldi, ma poi questi soldi quando li vai a spendere, quando la gente li va a spendere, trova dei produttori che non sono più disposti a investire per produrre ancora, perché sanno che tanto quella merce non la venderanno ancora anche negli anni successivi, perché comincia a essere debole la domanda, perché non interessa più nessuno, perché non c'è innovazione, sono sempre i soliti prodotti. Allora che facevano i nostri produttori, ricordate? Aumentavano i prezzi, che dicono, ma chi me lo fa fare a produrre, a investire, quindi a cacciare soldi, no, per investire e per poter quindi poi ammortizzare questo investimento, se io già so che tanto non venderò più di tanto nei prossimi anni, adesso vendo perché ci sono i sussidi, perché lo Stato ha dato lavoro alla gente e quindi stanno comprando, ma il prossimo anno? E io intanto, se investo, perdo quei soldi, no? se non vendo anche i prossimi anni. Allora ecco che quando manca un po' di innovazione, qualcosa di nuovo, nessun produttore si mette a investire per produrre qualcosa. Vende quello che ha e alza i prezzi, in modo tale da recuperare quello che perde dal punto di vista della quantità dei beni venduti. Allora c'era questo difetto della politica keynesiana. E allora avevamo visto che i conservatori a quel punto spuntano fuori, tirano fuori la testa e dicono, ah, visto che non funziona, allora adesso ci pensiamo noi. E propongono una teoria monetarista, vi ricordate? La politica monetarista, quella di Milton Friedman, della frase che vi ho citato prima, grande economista, ormai passato a miglior vita, ma comunque recentemente tra l'altro. Ma comunque fu il padre del neoliberismo, del neomonetarismo e quindi della teoria monetarista. I conservatori dicono, allora a questo punto proponiamo una politica monetarista, e cioè stampiamo denaro e diamo denaro agli imprenditori, senza tasse, okay, senza spesa pubblica, e costruiamo una strada, per esempio. Lo Stato stampi della moneta e costruisca una strada che faccia magari comunicare con lo Stato vicino, con lo Stato estero, in modo tale che noi andiamo a vendere la merce all'estero. Subito uno della classe media, vediamo un attimo il cartello, ecco qui, vi ricordate, la nostra situazione di recessione aveva determinato il formarsi di due benestanti, 4,50, 3,50, e una classe media, okay, che era rimasta con 2 euro, e un povero, diciamo, che aveva soltanto 0,50. Uno di quei due medi, della classe media, a un certo punto vorrebbe, naturalmente voterebbe per i progressisti, perché appartiene comunque a quelli che sono
che stanno, diciamo, peggio in generale rispetto ai ricchi della nazione. Però dice, ma se io colgo questa occasione che mi offrono i conservatori di fare questa strada, se costruiscono questa strada e io riesco a cogliere l'occasione e vendo anche io le mie sedie e i miei tavoli all'estero, beh, faccio il salto di qualità, passerò a diventare anch'io un benestante, no? Uno dei ricchi. Allora ecco che vota alle elezioni politiche, vota per i conservatori. E la maggioranza a questo punto sono 3 conservatori contro 2 progressisti, vincono i conservatori. A queste elezioni vincono i conservatori. Vi ricordate il giochino con cui si determina una volta la maggioranza dei conservatori, una volta la maggioranza dei progressisti? Proprio perché uno della classe media fa pendere l'ago della bilancia qualche volta da una parte, qualche volta dall'altra. In questo caso gli piace l'idea dei conservatori di investire in una strada che vada all'estero e decide di cogliere l'opportunità e vota per i conservatori. Ecco che la maggioranza si sposta a favore dei conservatori. Beh, i conservatori vincono, Antonella, e costruiscono questa strada, ma chi la paga se questi stampano moneta? Tasse non ci sono, debito non c'è, perché per carità i conservatori dicono niente debito pubblico, quella è la politica keynesiana che non funziona, dice, perché noi adesso vogliamo fare la politica monetarista, soldi, stampiamo soldi e li diamo agli imprenditori. E ma chi ha pagato questa strada? Bella domanda, Fabrizio. Guarda, a meno che i conservatori non mettano un pedaggio. Pedaggio no, perché se no diventa come una tassa, scusami, a quel punto mettiamo le tasse e facciamo pagare i cittadini, e invece non devono esserci tasse, dicono i conservatori, soldi agli imprese e basta, e ci pensiamo noi. E chi l'ha pagata questa strada? Lo Stato stampa soldi, ma quello non è pagare, se stampo soldi, non ho messo tasse, non ho messo niente, chi ha pagato? Fabrizio, proprio non ho idea. È proprio un mistero, chi ha pagato questa strada? Vediamo un pochino come funziona. I conservatori a un certo punto costruiscono questa strada grazie allo Stato che gli dà i 2,50 euro, vi ricordate, 2,50 euro che prima nella politica keynesiana mettevamo come tasse o come debito pubblico. Stavolta lo Stato stampa moneta e dà soldi a chi? Beh, probabilmente agli imprenditori, ai 2 benestanti che hanno abbastanza denaro da poter distogliere parte delle loro risorse, anticipare le spese, cominciare a investire per costruire per le ruspe, per l'asfalto, per gli operai, anticipano le spese e possono costruire. È chiaro che si faranno avanti i 2 più benestanti, no, della nazione, perché gli altri non hanno risorse da distogliere per investire, per anticipare le spese. Allora, cominciano i 2 più benestanti che avevamo visto nel nostro esempio, cominciano a investire, costruiscono, eccolo lì, e i 2 più benestanti, 4,50 e 3 euro, possono distogliere una parte delle loro risorse, investono e costruiscono la strada. Nel frattempo lo Stato dà loro i 2,50 come promesso, 2,50 euro, che è il costo della strada, e così loro recuperano questi soldi che hanno investito. Danno soldi all'operaio, che quindi comincia ad avere quel soggetto che aveva 0,50 di reddito, no? Che magari lavora per conto di questi signori, di queste imprese, che comincia a costruire la strada e quindi guadagna e quindi ha un reddito, quindi sono tutti più contenti. Gli imprenditori cominciano a costruire la strada e hanno i soldi dallo Stato, 2,50 euro. L'operaio guadagna perché lavora finalmente e quindi guadagna anche lui del reddito e può comprare cose. Stanno tutti quanti meglio. Ma cosa succede? Signori, pensateci bene, l'operaio guadagna e comincia a avere un reddito per comprare e compra sedie, quindi può finalmente permettersi di comprare la casa, sedie e così via, tavoli. Gli imprenditori dal canto loro hanno avuto 2,50 euro dallo Stato che prima non avevano. Prima, se vi ricordate, con la politica keynesiana, 2,50 euro di spesa pubblica veniva finanziata con il debito, quindi lo Stato chiedeva agli imprenditori, a tutta la popolazione, a chi aveva soldi, chiedeva di prestargli soldi, comprando i bot, comprando i titoli di Stato, e lo Stato incamerava 2,50 euro e poi diceva, poi te li ridò, no? Okay, alla scadenza. Intanto però l'imprenditore, o comunque il signore della popolazione, aveva dato questi soldi e quindi non li aveva disponibili, li avrebbe riavuti alla scadenza, quindi non poteva spenderli, aveva risparmiato e quindi non poteva spendere. In questo caso, con la teoria monetarista, siccome non c'è debito, non ci sono tasse, questi soldi circolano, okay, vanno a finire nelle tasche delle persone e questi non hanno da risparmiare perché non ci sono bot, non convengono i bot. Quando si emette tanta moneta i tassi sono molto bassi, questo è un meccanismo che poi studieremo meglio, ma comunque quando si emette moneta i tassi sono molto bassi, non conviene neanche investire in bot, niente, abbiamo questo denaro, lo spendiamo. Ma se spendiamo questo denaro, signori, tutti quanti cominciano a comprare sedie e tavoli. Ma
nessuno vuole comprare sedie e tavoli, visto che ormai la produzione era arrivata a un livello già troppo alto, perché abbiamo visto prima, non interessavano più perché ce l'avevano già tutti questi sedie e tavoli. Ma proprio per quello avevamo costruito una strada, per cominciare a vendere all'estero, per cominciare a fare qualcosa di nuovo, no? A innovare un pochino il nostro mercato. Ed ecco allora che si crea inflazione di nuovo. Di nuovo, tutti questo denaro in circolazione, siccome non è messo in nuovi prodotti, in qualcosa di nuovo, ok? Ecco qui che diventa, i produttori invece di produrre di più, perché dicono chi me lo assicura che il prossimo anno venderemo ancora così tanto, no? I prodotti sono sempre quelli, la gente è stanca, sai che c'è? Aumento i prezzi e produco di meno. Abbasso la produzione e aumento i prezzi. Ecco qui che si verifica. Quindi un fenomeno di inflazione. Allora, anche la teoria monetarista, come vedete, può causare inflazione. Beh, qual è il trucco? Come si fa a evitare l'inflazione con la teoria monetarista? Di solito questo comporta una politica di austerità, la famosa austerità. Per poter frenare l'inflazione si applica una politica di austerità. Studieremo più in là i meccanismi e vedremo come questa politica si sposa poi anche con una teoria che porta ad un'unione monetaria, ad una quindi un'unione europea, e quindi all'euro, e quindi questo lo capiremo però nella seconda parte del nostro corso, che ci vedrà di nuovo insieme dopo l'estate, e capiremo proprio come funziona meglio il monetarismo e come funziona anche l'Europa, le unioni monetarie, l'euro e l'Unione Europea, quindi i mercati globali. Questo però, appunto, vi chiedo di avere un pochino di pazienza, lo faremo dopo l'estate. Per adesso noi ci salutiamo qui, vi ricordo sempre di scaricare nel frattempo il mio libro, potete andare su amazon.it, digitare Exclusivity di Fabrizio Catullo, e potete scaricare il libro o ordinarlo in versione cartacea, vi sarà consegnato a casa nel giro di un paio di giorni e può essere una interessante lettura per l'estate. Noi ci vediamo dopo l'estate e continueremo a capire meglio i meccanismi dell'economia. Buonasera Antonella. Buonasera Fabrizio. Buone vacanze anche a te e ci vediamo alle prossime.